venisse da parte di De Sica. Quando le metti insieme due forze, due poli del genere, è chiaro che nasce un mix esplosivo. Alla fine comunque sono due modi diversi di approcciare al mondo dello spettacolo, di approcciarsi alla recitazione e al mestiere, insomma, quindi ognuno dei loro due, Goldi è più un cartone animato, insomma, De Sica è un signore, è un artista che ha una completezza anche anche di altro tipo, forse anche nel drammatico, credo che lo dimostrerà a breve, e che comunque quando riesce può dire qualsiasi cosa facendo ridere, è una dote, boh, penso veramente rarissima, capace di dire anche panino al formaggio, ma Cristian fa ridere qualsiasi cosa dica, insomma, è davvero eccezionale. Non è un mistero che durante le riprese accadono episodi simpatici che meritano di essere citati. Ci racconti qualche simpatico aneddoto che ti è capitato? Ma ultimamente, ora che abbiamo fatto Nessuno ai Caraibi, c'era Martina Stella che lavora nell'episodio con me, che è spaventatissima dai tenuti. Ma anche se gli viene vicino un uccellino piccolo piccolo, lei è spaventatissima e urla. E allora è capitato che mentre si lavorava arrivava un uccellino minuscolo, cip, 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 cip. Lo stava accarezzando, lei appena l'ha visto, ha dato un urlo bestiale e ne ha fatti scappare altrettanti dall'albero che ci avevamo vicino, e questo ha riscosso un gran successo, insomma, anche perché, vabbè, chiaramente chiamiamoli pennuti, però insomma fa abbastanza ridere, è abbastanza divertente, lei abbia paura degli uccellini. Comunque, insomma, un episodio da vedere, quindi da vedere, sì. Quando lei è arrivata sul set, penso, con Carlo Manzina, che diceva allora vabbè, questo episodio toscano, insomma, mi piacerebbe farlo molto toscano, e arriva lei e fa sì, però purtroppo io devo andare a Londra, devo dire una cosa, l'accento l'ho perso del tutto, l'ho perso completamente, Tebano. Vabbè, si sente. Con quale attore e con quale regista vorresti lavorare? Ma guarda, attori, guarda, veramente, davvero, sono stato fortunato, io vorrei rilavorare con quelli con cui ho già lavorato, soprattutto appunto Cristian De Sica, vorrei lavorare con Carlo Verdone, che non ci ho mai lavorato e credo che sia un altro grandissimo attore. E per la regia, che ti posso dire, uno dei registi che mi piacciono di più e che sono in giro, è giovane sicuramente, come diranno tutti e come direbbero tutti gli attori impegnati, ma mi piacerebbe lavorare sicuramente con Sorrentino, con Garrone, con... io ti dico un regista che oltre a loro secondo me è eccezionale, Garrone e Sorrentino sono mostri. Mi piace molto Salvatoris, in particolare mi piace un film che passò tanti anni inosservato, che era Denti, era molto bello, e poi mi piace anche Io non ho paura, ha fatto dei film bellissimi di Gabriele Salvatoris, chissà. Accetteresti di interpretare un ruolo fortemente drammatico? Io sì, beh, se sono capace sì, se me lo propongono spero che me lo possano proporre, perché vuol dire che potrei funzionare anche in quel senso, magari. Cosa? Non si afisce! Ma cosa? Cosa le è successo? E questo chi è? Ah, ecco con chi era Paolo, Brutto stronzo pezzente bastardo. E così avevi organizzato tutto per partire da solo e fare l'orgia insieme al mio ragazzo. Ma cosa dice? La pirateria audiovisiva continua a flagellare il mercato italiano. Cosa diresti a coloro che preferiscono scaricare illegalmente un film da internet invece che andare al cinema o in videoteca, per convincerli che con questo passo si rischia di compromettere il futuro del cinema? Ma gli direi che fondamentalmente il vantaggio più grande, al di là di tutte le ipocrisie che ci possono essere di andare al cinema, è il fatto che il cinema può essere anche un evento sociale, no? E quando ti scarichi una cosa, insomma, nel condividerla c'è sempre poca intimità, nel senso che se ti scarichi un film e poi lo metti in condivisione per una persona che non sa chi è e lo scarica dall'altra parte del mondo, alla fine al cinema il pomeriggio ci vai, ora non mi ricordo quanto costa il biglietto il pomeriggio perché vado sempre la sera, però
con 3-4 euro, credo che avendo delle tessere particolari in alcuni multiplex, ti puoi vedere un film, stai con la tua ragazza, stai con i tuoi amici, ti mangi un popcorn, esci dal film, lo commenti, passi un pomeriggio, oppure addirittura una serata, con 7 euro la svolti. Alla fine il cinema è anche un evento da vivere insieme alle persone con cui vuoi bene, con cui stai bene. Il cinema è anche il luogo dei baci, dell'amore, di scherzare con gli amici facendosi due risate una domenica pomeriggio guardando un film divertente. Il film che ho fatto io tipo a Natale o quello anche adesso estivo sono film che magari trovano l'aggregazione di più persone e vedo gruppi di persone, 10-15 ragazzi che vanno insieme al cinema e che vanno a farsi due risate ed escono contenti, e questa è una cosa che sicuramente sul computer, sul PC di casa non ce l'hai. A volte si sente più guappi, no? Più ganzi o più fighi a scaricare i film e averceli prima degli altri. In realtà credo che sia molto più figo organizzare un pomeriggio, una serata insieme agli altri e godersela in un grande schermo piuttosto che starsene a casa, anche perché la magia del cinema rispetto, come mi dicevi prima, alla televisione o al teatro è proprio il fatto che te vai in una sala dove ci sono le persone che sono molto più grandi di te, o il doppio, il triplo, anzi a volte anche il quadro, forse appunto se lo schermo. E la cosa veramente figa è quello, che te vai al cinema e ti vedi una bella donna, Angelina Jolie, grande a bestia proprio sullo schermo, è una cosa meravigliosa, che non c'è nessun monitor di PC o nessuno schermo casalingo che te la possa restituire. Un'estate ai Caraibi, questo è il titolo del nuovo film di Carlo Vanzina e tu, come dicevamo, sei protagonista. Ci vuoi raccontare il tuo personaggio? Il personaggio si chiama Max ed è un personaggio che è livornese come me, che lavora in una radio, si chiama Radio Livorno, e che ha un grande amico che si chiama Tommy. Lui ha anche una fidanzata, si chiama Laura. Il primo anniversario del loro fidanzamento lui va da Laura, Max va da Laura, e io sono molto felice, emozionato di consegnargli un regalo, origlio, perché lei fa la commessa parlando con una collega, scopro che lei mi sta tradendo e ci sto malissimo. Io scopro questa grande verità, torno in radio il giorno dopo e il mio amico mi suggerisce di cambiare aria, dice via, vai a fare un viaggio, vattene, perché così ti distrai, non ci pensi più, scordati Laura. E quindi io approfitto di questo consiglio per farmi un bel viaggio ai Caraibi. Vado ai Caraibi e proprio ai Caraibi riscopro una triste verità, ovvero che Laura mi stava sì tradendo, e casualmente ci troviamo nello stesso villaggio dove lei avrebbe trascorso la vacanza col suo nuovo fidanzato, che combinazione è proprio Tommy, il mio amico. E questa è un po' la storia del nostro episodio di un'estate ai Caraibi. Quindi tante risate sicuramente. Sì, perché poi io assisterò anche una ragazza che in realtà è davvero una coniglietta di Playboy, nel film interpreta Miss Maglietta Bagnata, e quindi io chiederò a questa ragazza di stare con me per finta per una settimana, quindi faremo finta di far l'amore, faremo finta di stare insieme, questo per far ingelosire Laura, interpretata da Martina Stella, e Tommy, che è Paolo Conticini, per vendicarmi proprio su di lui e fargliela pesare bene bene questo tradimento orrendo che insomma ha voluto infliggermi. Cosa ci stai preparando per il prossimo futuro, Paolo? Allora, adesso sto preparando anche un altro film con Paolo Virzì, che si chiama La prima cosa bella, dove interpreterò il fratello di Valerio Mastandrea, un personaggio un pochino più serio, un film che si dipana su tre piani temporali, dagli anni 70 a oggi, con Michela Ramazzotti, la Sandrelli, Dario Ballantini, e quindi è una cosa anche particolare, diversa. Lavorai con Virzì tanti anni fa in Nuovo Sodo e adesso sono già a lavorarci. E poi su Sky, quindi in televisione, sul canale 117 Comedy Central, condurrò una serie di appuntamenti che si chiama Comicità, ovvero